Allora signori, io ringrazio tutti quelli che hanno contribuito a far sì che si realizzi questo campo. Insieme al circolo di Borgo Tugliero e al comune abbiamo fatto questo. Faremo un'inaugurazione in due volte perché dobbiamo sostituire anche la rete attorno. Quindi adesso oggi facciamo questo, poi il 24 faremo un'altra cosa. Adesso il sindaco procederà. Grazie, buona domenica a tutti. Spero di arrivare con la voce anche a voi. Stavo riflettendo prima che se tutte le opere pubbliche avessero questo percorso le cose andrebbero molto bene. Stavo ripensando a come è nata questa iniziativa. Circa 3 anni fa il presidente insieme con il presidente del circolo e anche un altro dirigente vennero da me rappresentando l'urgenza di dare una risposta alla grande domanda di spazio che la società sportiva, grazie anche alla crescita dei ragazzi che frequentano, esprimeva. Un campetto di cemento utilizzato per varie cose ma ormai degradato. E la risposta fu una risposta che oggi diremmo di corresponsabilità sociale, che se fosse più frequente appunto potremmo risolvere in maniera molto più puntuale e veloce tanti problemi, dare risposte a tante esigenze. La proposta fu appunto di dire: compartecipiamo alla spesa, ci facciamo carico anche noi di questo intervento. E così è stato. È stata fatta un'operazione intelligente, un termine inglese la chiamano crowdfunding, banalmente è una raccolta fondi diffusa tramite internet, tramite strumenti a distanza. La risposta è stata importante, questo anche a testimonianza della fiducia che la gente riponeva in chi proponeva questa proposta. Sono stati raccolti fondi, il comune ci ha messo altrettanto e poche settimane, perché la delibera mi sembra fosse di agosto, quindi in poco più di 2 mesi l'intervento è stato fatto. Ecco perché dicevo che se i percorsi avessero questo svolgimento anche per tante altre cose andremo meglio. Io non posso altro che complimentarmi con la società sportiva e anche con il circolo, perché questo spazio di proprietà del comune è uno spazio dato in concessione al circolo di Borgo Tugliero, quindi è stato fatto un accordo tra la società sportiva e il circolo. Mi complimento con voi, avete saputo dare una risposta compartecipata a un bisogno che esprimevano questi ragazzi. Con l'auspicio che questo spazio sia per voi un luogo di crescita sportiva e umana e quindi da qui possono partire tante altre soddisfazioni nella vita. Grazie. Ci tenevamo appunto a ringraziare come Borgo Tugliero tutti quelli che hanno partecipato al crowdfunding aiutandoci, ma qualche ringraziamento in particolare è doveroso, quindi il comune, la figura del sindaco, dell'assessore Pivieri e anche dell'architetto Coveri, un importante contributo ovviamente ce l'ha dato anche la BCC, per cui ringraziamo anche Valdassar che è presente, il Tampieri Gruppo, sono stati tutti supporti fondamentali. Ovviamente è importantissimo il supporto del circolo, quindi il presidente Lazzarini, e poi ringraziamo anche lo Stefano per la sua presenza che adesso insomma benedirà il campo. Grazie a tutti. Chiediamo al Signore la benedizione su questo campo, su tutti gli impianti sportivi qui presenti e soprattutto sulle persone, sui ragazzi, gli atleti, gli allenatori, genitori e famiglie che insomma supportano e rendono possibile tutta questa bellissima attività. Radiva in noi Signore nel segno di quest'acqua benedetta e ricordo del nostro battesimo, l'adesione a Cristo Signore morto e risorto per la nostra salvezza. Amen. Italia, andiamo insieme. Oh, Dio, magari. Foto.